Questa è un'iniziativa fondamentalmente che parte da un'idea di Rita. L'11 di novembre eravamo qui, tanto né io né Rita conoscevamo Villada. Ci è piaciuta tal punto questa villa, questa passeggiata che abbiamo fatto, che subito a Rita gli è scattata l'idea. Perché non ne parliamo con Mimmo Sesta? Perché oltre ai soliti mercatini che facciamo, le solite cose eccetera, potremmo attivare il nostro gruppo di trekker, di camminatori, così, per fare passare una giornata a Villa Ada. Mi ha detto, sì, d'accordo, facciamola questa cosa. Vuol dire che appena ci sono delle belle giornate, così appena inizia la primavera, organizziamo una cosa di questo genere, alla fine del quale insomma ognuno porta qualcosa da mangiare, si recuperano un po' di soldi che vanno nel conto di Progetto Sviluppo per le attività di solidarietà che fa Progetto Sviluppo stesso. Cioè, la cosa per cui stava in itinere ovviamente anche dal punto di vista organizzativo, quando poi il 20 marzo è successo che Rita si è venuta a mancare, al di là dello smarrimento, è stato terribile dei primi giorni. Poi abbiamo parlato appunto sia con Mimmo che con gli altri amici, con Patrizia, con i fratelli eccetera, abbiamo detto facciamola lo stesso questa cosa, la facciamo in memoria, in onore di Rita. È un'iniziativa che avrebbe voluto fare Rita, pensava di farla per raccogliere dei fondi per questo progetto, e noi abbiamo pensato che questo fosse il modo giusto per ricordarla. Questa è un'iniziativa che è stata fatta in memoria della nostra amica Rita Mastropietro, concordata insieme alla famiglia, alla sorella, Giancarlo, i suoi amici, finalizzata anche non solo a ricordare Rita, ma anche a raccogliere dei fondi per ristrutturare un giardino, un parco che viene utilizzato presso un centro sanitario giù a Lavana, al centro psicopedagogico Laura Martinez, che ospita e assiste solo donne. C'è un vasto giardino davanti che andrebbe ristrutturato. Una volta terminati questi lavori, questa specie di struttura sarebbe stata intitolata Rita Mastropietro e chiamata Parco Rita Mastropietro. Era un'amica e una compagna che aveva diciamo sempre nella sua mente quello di aiutare gli altri. È la compagna che ha introdotto l'associazione nostra, Progetto Sviluppo, a Cuba, perché ritornando da uno dei suoi viaggi che lei faceva in questi paesi, come voi sapete ha operato in Nicaragua per molto tempo, poi successivamente tramite anche questi amici del Nicaragua è stata a Cuba, e dice Mimmo, perché non mandiamo un computer a Cuba che ne hanno bisogno? E da lì è iniziata la nostra attività di sostegno e solidarietà nei confronti della realtà cubana. Rita a Cuba è ricordata dagli amici continuamente, quando mi scrivono mi dicono sempre la nostra querida Rita, la nostra hermana Rita, e noi abbiamo pensato, anche consultandoci con Giancarlo e con Patrizia, di fare questo intervento a Cuba proprio perché sia un elemento di continuità di quello che Rita ha cercato di realizzare in questo paese.